Siamo tornati su Soccer Manager, abbiamo una carriera da portare avanti. Allora, qui sta cosa non so come levarla, ve lo giuro, saranno 7 mesi in game che c'è. Ma va bene, allora, eravamo rimasti che Behrenbruch è partito, che Nzoko va al Catanzaro, che era arrivata un'offerta per Kurfalidis. Kurfalidis che non è più il titolare, ma che onestamente dopo l'anno scorso sono tanti 4 milioni e 3, ma non venderei. Ad oggi non lo venderei sinceramente. Facciamo un po' un recap. Allora, un recapino prima dei trasferimenti, poi dei giocatori che abbiamo. Abbiamo preso il Catariota che giustamente ha fatto figli, lì sono evidentemente abituati, e quindi ha chiesto di tornare a casa per 2 settimane, come poi fu ai tempi di Ali, quando arrivò lì. E abbiamo preso anche Giannis, mi sembra, nello scorso video, per completare un po' il discorso dei terzini. E abbiamo ancora 2 milioni e 8 con cui dobbiamo prendere forse un altro terzino oppure una piccola scommessina. Questi erano in scadenza, mi sa che stavamo pensando di andare a prendere o Martin Fernandes oppure Majulu, se non ricordo male. Majulu sarebbe intrigante perché a me piace come giocatore, un prospetto molto intrigante. Però qui c'è Martin Fernandes, che è un terzino che potrebbe essere il post Erraciano, considerando che noi poi lo perderemo visto che è in prestito. Noi abbiamo già Missori, però potremmo prendere Martin Fernandes, che sarebbe di nostra proprietà, e farlo così crescere. Secondo me può essere così da avere l'anno prossimo Martin Fernandes e Missori, o comunque qualcun altro. Io andrei su di lui, anche se Majulu mi intriga, lo vorrei prendere onestamente, sputtando questa cosa che è in scadenza, però forse la cosa migliore e più intelligente è proprio prendere Martin Fernandes, ripeto, per un discorso futuro poi, molto, molto semplicemente. Quindi proviamo ad andare a prenderlo, vediamo quanto costa, 1,5 milioni, mamma se costa. Costa però, costa veramente tanto, perché tra una roba e l'altra più di 2 milioni ci partono, 2 milioni e mezzo pure. Forse un po' troppo. Majulu? Uguale. 1 milione e 2 Majulu. Vediamo un po', io non voglio spendere più di 2 milioni in totale. Quindi già se qui superiamo i 2 milioni non va bene. 1 milione e mezzo? 1 milione e 6. Massimo 1 e 7, più di questo non do. Ok. Va bene. Alla fine abbiamo preso Majulu. Ho fatto il ragionamento della vita, bellissimo. Alla fine mi sono smentito. No, semplicemente perché, come dicevo, non voglio, cioè, con Martin Fernandes tra una roba e l'altra. Anche qui vedete, la base di partenza era 1,2. Siamo arrivati a quanto? 1,8, 1,7. Con Martin si partiva da 1,7, saremmo arrivati a 2 qualcosa. Non potevo permettermelo. Quindi va bene. Allora, Majulu, te sei un grande prospetto, quindi ti porti in prima squadra, è una grandissima. Mi sa che lui giocherà. A questo punto potrebbe essere anche intelligente provare a vendere Aramu. O comunque, magari teniamo Aramu fino a gennaio, poi se vediamo che non lo faccio giocare, se vediamo che ci sono altre cose, potremmo effettivamente mandarlo via. Ma comunque ho 25 giocatori e non ci sono degli scarsoni, ragazzi. Non mi sembra vero che non ho scarsoni 35 in squadra. Una squadra quest'anno incredibilmente completa. È vero che ancora devo cedere Mauri, perché vorrei cederlo. Però incredibile. Majulu, allora, tu giocherai subito, perché secondo me devi giocare, palese. Quest'anno purtroppo troverà un po' meno spazio Aramu, per quanto Aramu abbia fatto benissimo l'anno scorso, però in Serie B. Quindi io per ora punterei su Majulu comunque. Allora, signori, Guinea Equatoriale, la nostra Guinea affronta l'Honduras. Ragazzi, per favore con l'Honduras fate i bravi. Allora, davanti io onestamente quasi quasi cambierei modulo, perché non penso di avere 2 punte forti. Non penso però neanche di avere degli esterni buoni. Quindi va bene 4-4-2. Tu Miranda dove giochi? Tu Miranda sei una punta.
E come esterno, Bicoro? No, Machin. Machin non lo puoi fare all'esterno, scusami. Machin. Puoi fare il COC. Se no, ragazzi, 4-3-1-2 con Machin COC. Mascarella, Sue, Bicoro. No, Machin ho detto, non Bicoro. Machin e mezzala, mettiamo Gannett. Per forza di cose, non abbiamo gli esterni buoni. E allora facciamo così. Dai, ragazzi, andiamo. 4-3-1-2. Come col nostro Cosenza. E si va contro l'Honduras, che davanti sono forti, col Choco Lozano, Luis Palma, che credo sia lui, sì, Luis Palma dovrebbe essere quello del Celtic, e speriamo bene. Adesso non ho grandi aspettative, spero di potermi giocare la Coppa d'Africa o comunque di avere qualche vaga opportunità di fare delle qualificazioni, perché come abbiamo visto gli ultimi 2 anni con la Nuova Zelanda non abbiamo fatto niente, se non 3 amichevoli a stagione, mi sembra un po' pochino. Con la Guinea Equatoriale io spero di giocare un po' di più. Allora, c'è Ndong che sta facendo malissimo dentro Asue. Scusami, non è un CDS. Ah no, un CDD, ho letto male. Nguema lo puoi fare? No. A capo? Oh, bravo a capo. Quindi entra Asue. Poi, Michel lo metterei e vediamo un po'. Niente ragazzi, 0-0 contro l'Honduras, va bene, sarà dura anche con la nostra Guinea Equatoriale, a Malabo, 12.000 posti lo stadio, mi ha fatto qualche tiro in più, sicuramente si poteva fare meglio, ma alla fine l'Australia vince 2-1 con la Germania, incredibile, grandi risultati, 1-1 Canada-Thailandia, bellissimo, comunque... Siamo pronti? Siamo pronti ragazzi, amichevole col Tenerife e la squadra l'abbiamo già fatta, farei giocare ancora Mikai, magari facciamo giocare anche Kwan, Yanes e basta. Amichevoli dobbiamo fare giocare quelli che giocheranno sicuramente meno in campionato, perché poi sapremo tutti che io farò giocare gli stessi 11 e che i panchinari si lamenteranno e chiederanno di essere ceduti, come ogni anno sarà così. Attenzione, gol del Tenerife, signori. 1-0 per gli spagnoli. Su calcio d'angolo, ovviamente. Gol di Moreno. Marlos Moreno, 1-0 per il Tenerife. Male, ragazzi. Mayulu, dai Mayulu. Dentro Sulk. Poi davanti Gondou. Florenzinho. E basta. Attenzione, 2-0. Ragazzi, no, recupero, subito palla lunga per Gondou, entra e segna, mamma che gol, sotto al 7 signori, 1-1, espulso Terracciano, non ditemi che starà, ragazzi, se Terracciano non giocherà, perché se fatto espellere in amichevole, se non gioca in campionato mi incazzo, rimaniamo con 3 difensori. Io spero veramente che non resterà fuori, perché c'è sto bug di merda che veramente... Ma cosa ci vuole a toglierlo? Cioè, non lo controllano, perché non puoi non togliere una roba del genere. Cioè, non puoi non renderti conto di un bug del genere. L'anno scorso c'era sta roba. Guarda, 3 partite. Ma veramente? Ma stiamo scherzando? No, è meno male che stavamo scherzando. Naggia voi. E non puoi farmi fare... No, aspetta però, vediamo un po'. È espulso? No, meno male che l'ha sistemato. Offerta per Kwan. Ma onestamente io Kwan lo terrei. Io voglio vendere Mauri, non Kwan. Non voglio vendere, voglio vendere Mauri. Posso vendere Mauri? Non lo volete Mauri? Vi prego. Prendetevelo. Farà sicuramente la fine di del nostro attaccante, come si chiamava, che ci abbiamo messo sei mesi per mandarlo via. Palese, Mauri farà quella fine lì. Comunque siamo ancora a luglio ragazzi, noi esordiamo ad agosto e c'è ancora l'amichevole contro il Tenerife per prendere 2 soldini in più che non sarebbero male. Allora oggi proprio per questo mettiamo la titolare, quindi Infantino, Curfa, Sulk, Gondou, Mikai, Aramu, per ora Mayulu magari lo teniamo un po' fuori. Abbiamo... Ma la squadra è questa in realtà. Forse
Beh, c'è Espo infortunato, se no ci sarebbe Espo al posto di, penso, Missori. Comunque, dentro Ioannou, Giannis perché si è arrabbiato? Che c'è? Ma che c'è, Giannis? Che c'è? Dai, ragazzi, dai che ci siamo. Andiamo contro questo Tenerife che ci ha fermato nella scorsa partita. E vediamo un po'. Attenzione perché subito mi sa che passiamo in vantaggio. Perché batte Van Huysen? Gol di Zurkowski. Devo cambiare, mi sa che devo cambiare chi batte i calci piazzati, perché non può battere Van Huysen nella punizione. Comunque, 1-0 e 2-0 subito. Attenzione, a destra Terracciano. Cross di Terracciano. Favilli con la specialità della casa. Il colpo di testa sul secondo palo. Benissimo, ragazzi, benissimo. Vogliamo fare cambi? Strizzolo. Vai, Luca. Tu sarai il mio grande super sub quest'anno in Serie A. Infantino calcia l'aria, poi allarga per Terracciano. Ancora lui, Terracciano. Giravolta, il cross. Mamma mia, Luca. Ci pensa Luca, ragazzi. Ci pensa Luca. 3-0 e 4-0. Va a battere giustamente Sulk. Per fortuna, per quanto riguarda gli angoli, siamo a posto. Sulk batte ad uscire sul primo palo. Ancora lui. Strizzolo. 4-0, signori. E vinciamo il precampionato. Mai successo? Incredibile, abbiamo vinto il precampionato, ragazzi. Cosa più unica che rara. Non ci credo, non penso sia vero, non è reale. Svegliatemi. No, a parte tutto, oggettivamente, giochiamo con squadre di Serie B spagnola, noi siamo comunque in Serie A italiana. 600.000 euro, me li prendo tutti, datemeli tutti, sono contento. Trofeo d'argento, così un trofeo in più in bacheca, o meglio sarà, penso, il primo trofeo della nostra carriera e spero non sia l'ultimo. Allora, questi hanno potenziale anche discreti, ma è il tempo che arrivano a quell'overall lì e io sarò nella tomba, quindi direi di evitare. Potremmo migliorare un po'. Quanto costa migliorare un po' l'allenamentino? Vediamo un po'. 1 milione? Sì, è. La squadra invece costa un po' di meno, spero, no? Che quello è importante per farci fare due soldini in più. Già a livello 2, portare a livello 3 costa 600.000 euro? Ma non costava così tanto l'anno scorso. Ma è tantissimo 600.000 euro. Vabbè. Ma cosa ci interessa a noi della Champions League? Dai, su. Andiamo avanti, ragazzi, che abbiamo l'esordio l'11 di agosto, quindi tra pochissimo col Como. Attenzione. Tra l'altro, visto che ci siamo, facciamo un po' di. Capiamo un po'. Adesso la nostra squadra vale 100 milioni di euro. Che vi devo dire? Pensavo non così tanto. Siamo al livello delle altre, tipo il Cagliari 125, il Como 131, quindi già siamo più scarsi. Il Genoa 140, il Verona 128. Il Parma 89, quindi siamo più forti almeno di una squadra. Il Lecce 143 e la Salernitana 86. Quindi siamo letteralmente la terza squadra più scarsa del campionato. E dovremo metterci tanto cuore, mi viene da dire, no? Tanta Barbara d'Urso servirà per noi, per salvarsi, perché sarà dura. Quest'anno sarà dura. Comunque, andiamo, il mercato ormai è finito, voglio solo vendere Mauri e basta. Siamo per il resto completi. E andiamo. Siamo pronti, signori. Prima partita col Como in casa al San Vito. E vi direi, la squadra è questa. Maiulu si è fatto pure male. Cambiamo un po'. Allora, vediamo i ruoli se sono giusti. Ok, i ruoli vanno bene. Favilli fai l'attaccante generico. E le istruzioni, queste qui. Capitano. Direi che Van Huysen va bene, rigorista, va bene Gondou, punizioni perché le bat fale battere a Ioannou. E qui va bene Sulk, va bene. Direi che possiamo essere contenti. Ma me le tiene le istruzioni? Immagino di sì. Salviamo ancora, giusto per non farci mancare niente. Vediamo se le istruzioni ci sono, va bene. E andiamo ragazzi, dai, questa è la squadra, questa è la formazione. Esordio, non so cosa aspettarmi da quest'anno perché è ovvio che si gioca per salvarsi, ma quello non c'era manco da discutere. Però
Però voglio capire se siamo all'altezza di questa Serie A. Cioè, riusciremo veramente a salvarci? Mi ricordo l'anno scorso con il Catanzaro non avemmo difficoltà al primo anno. Cioè, non qualche magari partita storta c'era stata. Mi ricordo che con le big facevamo benissimo, con le piccole non vinciamo mai. Questo me lo ricordo. E in questo senso 1-0 Como, ragazzi. 1-0 Como. Non bene per niente. Gol di... chi è? Verdi, dai. Verdi di testa, ragazzi, però. Ma non si può. E 2-0 pure. No. Sì. Zurkowski, dai. Ma che è sto passaggio? Strefezza. Ma non si può. 2-0. Niente. Mi sa che si torna in B, ragazzi, di questo passo, eh. Voi direte, ma è una partita. E lo so, però... Ramos, pensaci tu, Strizzolo, pensaci tu e basta. Annaggia, niente, prima sconfitta subito. Sapevo che era dura, però non mi aspettavo di perdere subito così, non me l'aspettavo. Tra l'altro 6.000 persone, ragazzi, ma 6.000 persone per la Serie A dovrebbe essere pieno. Il San Vito invece ci sono tre gatti... 5 topi e basta. Favilli si è spaccato, ottimo. E associazioni, ma che cos'è? Quella delinquere? Di che associazioni stiamo parlando? Vabbè. E andiamo, allenamento, pre-Udinese, altra partita fondamentale per salvarsi. Questo era uno scontro diretto, è vero che siamo alla prima di campionato, per carità. Però, tra l'altro... sbaglio o gli allenamenti sono più intensi, più rapidi? Comunque, finanze, giusto per anche controllare quell'aspetto lì, dov'è che vedevo su allenatori? Siamo in positivo, incredibile, per una stagione che siamo in positivo non ci credo. No, in realtà siamo in negativo quest'anno, meno 3 milioni. Però, ripeto, io vorrei vendere quel maledetto di Mauri, ma non lo vuole nessuno. Ancora Kuan, basta, non lo vendo, voglio vendere Mauri. Annaggia, oh, ma sono testardi con sto Kuan. Che vi ha fatto Kuan di così... Boh. Allora, io darei continuità, ragazzi. Anche se abbiamo perso, darei continuità. E mi porto Kuan. Mi porto anche Mayulu. Mi porto anche Mayulu, sapete che vi dico? E metterei dentro Ramos dall'inizio. Farei questi piccoli cambi qui e vediamo un po'. Moldovan comunque non bene la prima, eh? Guarda che Mikai ti può rubare il posto, caro Moldovan, eh? Io te lo dico, in amicizia. Però, attenzione. Preghiamo, signori, preghiamo tutto il pregabile perché sarà dura. Andiamo a Udine... trasferta impegnativa, subito Favilli ammonito e prendiamo gol. Riparte l'Udinese, Brenner per lui. Ma quanto sono veloci, oh, ma sono velocissimi. Gol di Luca, non ci credo, ragazzi, ma sono velocissimi. Ma avete visto come erano veloci? Io non ho parole. Strizzolo dentro, io mi fido di Mayulu. E poi chi mettiamo? Curfa. Mettiamo Kurfalidis, mettiamo la vecchia guardia. Vediamo un po'. Perché, attenzione però, perché arriva il pareggio, mi sa. Arriva il pareggio, signori. A sinistra, Ioannou, credo. Il cross sul secondo palo. Gondou. 1-1. Dai, ragazzi, dai. È il suo il primo gol del Cosenza in Serie A. Dai, ragazzi, dai. Vabbè, pareggio a Udine. Dovremmo salvarci, quindi dobbiamo anche entrare nell'ottica, nella mentalità di dover fare quei 38-40 punti, quindi non è che dobbiamo vincere tutte come l'anno scorso, e non le vinceremo sicuramente tutte, ne vinceremo pochissime, probabilmente, però possiamo accettare questo pareggio? Sni. Allora, qui ci siamo noi, no? Crotone Catania, e Casertana Catanzaro, attenzione. Grandi incroci, grandissimi. Ma tra l'altro io potenzialmente Kuan non c'è. Volevo vedere, ma potenzialmente io potrei vedere, cioè potrei comprare i giocatori. Non c'è la Coppa Italia, coppe nazionali.
Posso prendere i giocatori del Gubbio? Cioè, io posso comprare, per dire, Tommasini? Lo posso prendere? Sì! Bellissimo, ragazzi! Vogliamo fare un colpo così stravagante, tipo dal Crotone? Giusto per qualcuno dal Crotone di così intrigante. E quasi quasi sapete che c'è Vitale. Quanto costa Vitale? 2 milioni alla faccia. Costano un bel po' alcuni, eh. Giustamente hanno anche un overall abbastanza importante. C'è Tumminello che vale 1 milione. Ovviamente non li spenderò mai. Però per dire, Carnielutti, Rojas, Spina d'Aprile, Vinicius. Nelle riserve non c'è nessuno. Ma tipo Ovisak, che sta facendo così bene con la prima squadra. Un bel Enrico Ovisak, è pure in scadenza. Dai ragazzi, prendiamoci Ovisak. Così, uno dal Crotone lo volevo prendere. Chiudiamo il video con questo colpo stravagante. 30k? Non ha accettato. 40.000? Va bene? Oh, grazie. 400 euro. Grande Ovi. Così abbiamo un giocatore così, in più, tanto per... Posso metterlo in prestito? Ciao Barsham, tu che ci fai qua? Posso metterlo in prestito? Sì, dai, così abbiamo anche un giocatore in più magari da prestare. Comunque ragazzi, dai, io mi fermo perché direi che è arrivata l'ora. Siamo partiti un po' così in campionato. Arriviamo al 25 agosto. Sarà dura, sarà lunga, sarà complicata, però io vi voglio tutti belli... presenti, belli compatti per salvarci, perché quest'anno sarà, ripeto, sarà lunga e difficile. Signori, io vi fermo e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.